Consigliere e consiglieri, è con orgoglio che voglio avanzare in quest'Aula la proposta di Roma quale sede istituzionale per il segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, un'organizzazione che rappresenta un luogo unico di incontro di diversi parlamentari delle due sponde del Mediterraneo, rappresentanti dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea, di 4 Paesi rivieraschi europei, Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro, del Parlamento europeo e di 11 Paesi partner mediterranei, Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia. Il ruolo dell'Assemblea è quello di creare un quadro di riferimento comune in grado di facilitare la cooperazione multilaterale su temi di natura economica, politica, sociale, di genere e di esprimere, attraverso relazioni adottate in plenaria, alcune raccomandazioni ai governi dei Paesi membri. Per rendere più incisiva e più sistematica l'attività di questa organizzazione, che si riunisce una volta all'anno nei Paesi che detengono la presidenza di turno, quella attuale è la presidenza egiziana, e riunisce 280 membri, l'Assemblea ha stabilito, durante l'ultima sessione plenaria che si è svolta a Roma lo scorso maggio, l'istituzione di un segretariato permanente entro il 1 gennaio 2018, con l'obiettivo di coadiuvarne i lavori. Proprio per le peculiarità dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e per le tematiche trattate, che rappresentano le sfide cruciali a cui l'Europa e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono chiamati a rispondere, pensiamo che Roma possa proporsi come città ideale per accogliere questa organizzazione internazionale. Roma non è solo geograficamente posizionata al centro del Mediterraneo, ma per la sua storia millenaria è stata al centro di scambi commerciali, sociali e culturali tra i popoli con cui è entrata in contatto nei secoli e custodisce un legame imprescindibile con il Mare Nostrum e con le civiltà più antiche che si affacciano su di essa. Roma è una città aperta, accogliente, disponibile al dialogo. Roma è una città universale dove tutte le religioni, le etnie e le culture possono trovare piena cittadinanza. Questa è la vocazione della nostra città, questa è la sua prospettiva. Tra pochi giorni al Cairo la presidenza egiziana, sostenuta dai membri dell'Assemblea e dai nostri rappresentanti italiani, avrà l'onere e il dovere di compiere la scelta della città che ospiterà il segretariato permanente. Con la mozione che votiamo oggi ci auguriamo che Roma possa essere considerata il luogo più adatto per favorire e realizzare quel dialogo tra Europa e Paesi del Mediterraneo che l'Assemblea parlamentare persegue. Il mio auspicio è che Roma riacquisti quella centralità rispetto alle questioni del Mediterraneo che le è proprie e diventi a livello internazionale un punto di riferimento strategico tra i Paesi sulle sue sponde. Sono certo che l'istituzione del segretariato permanente permetterà di rilanciare l'immagine di Roma nel mondo. Grazie per l'ascolto.